Senza sosta, ogni sorpasso un'arte, un'emozione pura e cruda, curva dopo curva, con assetti preparati per la vetta del campionato, cuore determinato. Senza sosta, ogni sorpasso un'arte, un'emozione pura e cruda, curva dopo curva, con assetti preparati per la vetta del campionato, cuore determinato e determinato. Senza sosta,
un'arte, un'emozione pura e cruda, curva dopo curva, con assetti preparati per la vetta del campionato, il cuore determinato. Buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento Silverstone con la Formula F3 di NTR Group. Con me alla regia Firo e in cabina di commento il nostro amico Lucifero. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a questa serata di corse adrenalina.
Ok, già i nostri piloti sono scesi in pista, poi io provo a seguire Lauda. L'ultima gara è stata vinta da... è stata molto molto emozionante, è stata vinta da... aspetta che non mi ricordo più, scusate. Comunque è stato molto molto avvincente, tutti si sono giocati fino all'ultimo alla vittoria, il nostro presidente è arrivato quarto. Il grande presidente. Ok, io seguo il primo, vediamo Vediamo i se riesco a ragazzi che prenderlo. tempi faranno. Tu hai fatto già qualche giro? Ma penso che sul 27 basso ci scenderanno i morti. Ok, Quando saltiamo questa è in pista. Darkmold. Ah, Darkmoon. Questa è una pista molto molto difficile per trovare un assetto dove abbiamo rettilineo veloce, ma anche un bel serpentone dove il carico aerodinamico si fa sentire. Se non hai abbastanza carico aerodinamico, lo fai molto lento e quindi si perde molto terreno. Quindi io vedo Retti in questo Ecco momento che già Lauda si sta. si è lanciato pure, anche Caribou, Darkmoon, Axumen, sono tutti nel giro. Ok. Quindi secondo te il primo giro sarà sotto il 28? Primo giro no, penso che il primo giro sarà intorno al 28.0, 28.1, poi vedremo, sicuramente qualcuno mi smetterà, stai a vedere, eh? Vedo belli carichi ragazzi, sono molto veloci anche qui in F3, sono davvero dei ragazzi e dei piloti molto competitivi, faremo a vedere quando Molto sostituire. competitivi e molto corretti. Non ho visto molte scorrettezze Si le due divertono, si settimane fa. divertono, intanto l'auto una 28.0 1,28,0. Quindi e io 1,27,9. Ecco te l'avevo Turbo, detto il turbo. Mi ha smentito ti subito hanno il subito turbo. smentito. Sì. Esatto. Abbiamo Retti che ha dovuto abortire il giro a 1,43. Quando anche Aston, Ma. l'ultimo 28,5. Vediamo Portos 27,5 nel Sì. secondo 27,1 settore. Masand. Masan subito già ha Masand è un gran bel lasciato tempo un questo. secondo. Sì, questo, ma siamo sicuri che non ha tagliato da qualche parte nel Buonasera giro, perché già Buburino. lasciare. Buonasera Bubu. Già 8 decimi al secondo sono parecchi. Questi Massand si candida di prepotenza alla pole, vedendo questo primo giro. Sì, ok. Firefox avrà rinunciato o farà due Vediamo ma Nico con la McLaren, quanto chiude. Porto, sono 26-9. Attenzione, c'è battaglia lì davanti, eh. Ok. Comunque sì, c'è molta battaglia tra Portos e Massimo già dalla prima gara. Qui vediamo. Ok, abbiamo Atos che sta Va meglio concludendo il suo adesso? giro. Ecco, io ti sento bene, non so se la diretta. Ok, quindi Atos sta completando il giro. Vediamo dove si posiziona. Cambia i tempi, eh. Io sono su Darmar, Quindi in Ferrari. 27-0. 26, le due Sauber sono primo e Portos, secondo. 26 e Già 9. 26-9. Sono già i primi due della settimana di 2 settimane fa della prima gara che si erano portate nelle prime due file e stanno facendo vedere che come compagni di squadra quest'anno Beh, si è visto che non come sono proprio. previsioni non potete fare affidamento su quello che dico, perché molto evidentemente non ne azzecco una, ragazzi, mi hanno smentito almeno in 6 piloti, mi hanno smentito in 5 sicuro, fino al turbo. E Bravissimi vuol questi dire ragazzi. da quando hai fatto tu il test la pista sei gommata un po' di più, quindi Ma è sempre il primo giro, quindi mi hanno smentito alla grande. E va bene, quello. like. Vediamo, adesso io sto seguendo Dalmar, Sono penso che però
terra. il microfono che Più in alto di 2 secondi. intanto Sicilia sta per concludere il giro, no, è partito adesso. Il presidente ha dovuto abortire e si è fermato ai box. Sicilia nel giro di Secondo te? lancio ha avuto un po' di scolare, vediamo il secondo settore. No, gli ho dato il taglio. Ah, ok, perché non ho. Io ho messo la mappa, quindi No. Sicilia ha avuto il taglio. Ma secondo te si può fare? Ok, chiude Aramis quarto. Quindi 1, 27 e 3. Abbiamo i primi 4 Sono o vicini, 5 eh. decimi. Sì. Allora, molto vicini sono I i primi primi tre, 2. sì, anche i primi Sì, tre, perché sono 2 decimi, quindi sì, sì. tre. Due. Sì, Portos è nuovamente nella sessione che era stato uscito. Abbiamo Aramis, Furore. Beh, Furore. ragazzi, non so che tempo ci sarà in gara, penso sia per tempo, ammette pioggia o... Voi avete notizie? No, nessuno ci ha detto se c'è pioggia o... Intanto salutiamo il maestro Icio, il Grande bubbolino maestro Gori, Icio. saluto. Allora, giro di lancio, turbo. Io sto seguendo turbo. Io vado su, diciamo, il mio team preferito che sarebbe l'Aston Martin. Vediamo se Luke riesce ad Allora, vai tu abbassare su un turbo. pochettino il tempo. Io sto seguendo Luke, che è sul primo settore, quindi vediamo come fa le prime curve. Molto pulito, senza nessuna scodata, quindi sembra che il DRS, però non sfrutta l'ERS. Ok, meno di 4 decimi, quindi si potrebbe portare nei primi 10. Vediamo se continua su questa linea. Sto seguendo Lucifero, sto seguendo Luke, che sul primo settore era a meno 4 decimi. Ok, grande Cosa Luke. vediamo quello che. Abbiamo Perché se risolto va avanti filo. così. Siamo qui, secondo settore. Meno 7 decimi. Bravo Luke, quindi. Sta migliorando Sta parecchio. migliorando, sì. Bravo, bravo. Basta rimanere. Bisogna rimanere molto concentrati sulla pista, perché è una pista lunga. Devi mantenere davvero la concentrazione per tutto il giro. Non è una cosa semplice da fare. Sì. Ha usato pochissimo il sorpasso perché ok, Va bene, 1:27,4. va bene. È migliorato di un secondo e si trova a quinta posizione. Quindi ha fatto un ottimo tempo. Penso che tutti faranno Sì, anche almeno 2 tentativi e anche il terzo, cioè 3 tentativi li il faranno terzo, tutti, sì. No, ma secondo te un secondo tentativo con la gomma usata si può fare? Si riesce a migliorare qualcosina? secondo Oppure me quindi 3 tentativi con tutto sempre no. Gomma gomma? Ok. rossa, perché a fine giro la senti parecchio addirittura, secondo il mio punto di vista. Poi in base anche allo stile di guida, se sei aggressivo, ma fai sempre il consumo della gomma, quindi non credo. Okay. Ma nelle strategie qui servirebbe tenersi una rossa nuova oppure Beh sì, la strategia penso ok. sia la classica rossa giallo, gialla rossa. La bianca è altamente sconsigliata, anche perché non rende tantissimo su sta pista. Al momento abbiamo Portos che già Esatto. ha fatto 2 tentativi,
Atos, in effetti 2 siamo sul terzo su Aramis. Allora, abbiamo Darkmoon che si sta avvicinando al secondo tentativo. Tanto. Che è successo a Portos? Portos è uscito purtroppo. Intanto Athos è sotto di 33 millesimi. Vediamo come E chiude il sono suo su di lui, giro. sono le ultime curve. Vediamo se riesce a portarsi davanti. No, 2 millesimi, due niente. millesimi. Due millesimi. Hassan è sopra Masand è di sopra mezzo di te, sì, secondo. poi tutti gli altri. Vediamo Aramis. Aramis. Ah, Sono su è il di primo lui. settore, seguiamo Aramis. Ok, è uscito bene il DR col DRS, vediamo un attimo. Sì, è molto difficile trovare il... Quest'anno che usando il sorpasso è difficile avere subito il primo tempo, perché devi abituarti a gestire l'ERS. Sì, devi Non so in essere questa molto pista... bravo a gestirlo e a fartelo bastare per tutto il Tutto il giro. giro. Adesso l'hanno Sì. migliorato dall'ultimo aggiornamento, l'hanno migliorato tantissimo, perché prima era veramente, dovevi parsimoniare veramente tanto. Adesso devi starci un po' meno attento, però devi sempre capire dove usarlo e dove no, dove ti può essere più di aiuto e dove magari puoi farne un po' a meno. Perché è Intanto molto Caribou difficile. sono tutti ai box tranne Baroni. E sì, che sta concludendo il suo giro. Vediamo Vediamo, questa. seguiamolo. Baroni conclude in 1,28 e 8. Sì, Si migliora migliora di di 3 2 decimi e decimi, sì, mezzo. quasi 3. Lauda sta rientrando, seguiamo un Aspetta attimo che Retti che è sul giro. cerco di sistemare un po' l'audio. Retti è sotto di 2 decimi, quindi si potrebbe portare in sesta posizione. Sì, ormai sono tutti i primi 10 in un secondo, quindi sono 1 a 1 decimo. Ovviamente Tiro, molto poi mi dai molto indicazioni. meno 3 decimi, quindi si porta al quinto posto e Darmar è al quarto posto 1:27:2. Comunque, cioè, i primi 10 sono tutti in un secondo, Sì, tutti in un secondo, ma anche l'undicesimo è Lauda e Axomen sono a 5 millesimi di differenza. Questo è il secondo vedremo se Lauda, riusciranno vediamo. ad approfittare qualcuno dell'uscita di Portos a mettersi in pole position, visto che lui non avrà più Ah, anche. tentativi. Se qualcuno riesce ad Athos, approfittarne. Vediamo se Athos, Masand Masand, Darmand. Vedremo. è uscito. Io sto seguendo Lauda che era sotto i 2 decimi, Io sono primo su settore, Retti. vediamo se continua a migliorare. Andoretti. Seguito da una Ferrari, Retti. Vediamo se magari ne approfitto per un po' di scia. Come conclude? No, Retti è un po' alto. Vediamo Luke. Ultime curve per Lauda, vediamo se riesce a migliorarsi. Luke Migliora un ha un po' di pochettino. traffico davanti, davanti a lui ha una McLaren che è anche lei nel giro di là, veloce. Ok, Lauda si è migliorato di 5 decimi e mezzo, si porta in ottava posizione, quindi in un secondo adesso Oh, l'ha sono persa 11 Luke. piloti. In mezzo Quindi secondo sono in otto. Cioè, si daranno allora, battaglia. Masand nel primo settore meno 2 decimi. Sta correndo per la pole. Vediamo se. Vediamo il secondo. Vediamo nel secondo come va. Tolgo un attimo. Ok. Molto molto pulito. Sarebbe carino se Non lo qualcuno so. ci direbbe il meteo in gara.
Qualcuno della gara. Allora, Qualche molto muretto. preciso. Non basta, vedo che chiude il Sì. secondo settore. Fatto di un decimo e mezzo. Un decimo e mezzo. È in linea. Diciamo che è in linea. Scia bene le Non si ultime due riesce. curve, secondo per 51 millesimi. Si è 51 arrivato millesimi. vicinissimo. Vicinissimo, molto vicino. Vediamo. Mentre c'è Atos al primo settore, un decimo e uno sotto il suo tempo. Dharma pure sta Ed chiudendo è il suo viola. giro in Ferrari, era sotto di qualche millesimo. Mamma mia. 94 Due decimi, si è migliorato di pochissimo anche lui. Aramis. Io sono su Aramis, vediamo se riesce ad migliorare la sua sesta posizione. Quasi due decimi sotto Atos. C'è l'attacco alla pole da parte di Atos. Vediamo come conclude. Siamo sulla le ultime Dieci di curve, sotto, vediamo. deve fare benissimo quest'ultima curva, un po' di esitazione secondo me, ma forse, e infatti, per Pole position 33 millesimi. 1:26.870. Ha fatto viola, miglior tempo primo e terzo settore. Intanto Aramis, vediamo come chiude Aramis che nel suo giro, oh. Un Quarto. decimo, quarta posizione per lui, bravissimo, si è migliorato quasi mezzo secondo. Dharmar ha finito la benza. Le qualifiche si hanno Mi sa che tutti abbiamo concluso. concluso, sì, con le qualifiche. Sì, ne abbiamo. Sì, che ormai non c'è nessuno che si sta migliorando. Vediamo, no? Dharma di 8 secondi. Luke sta rientrando. Ok, quindi facciamo il riepilogo della qualifica. Abbiamo Atos al primo posto con 1:26.870. Secondo posto per Portos, quindi nuovamente prima fila tutta Sauber. Terzo posto Masan. Quarto Aramis. Quinto Furore. Sesto Ferrari Dharmar. Settimo Retti, Luke ottavo, Lauda nono, Darkmoon decimo, Manent undicesimo, Caribou dodicesimo, Turbo tredicesimo, quattordicesimo Axomen, quindicesimo per Niku, sedicesimo, solo sedicesimo il nostro presidente, Dendi diciassettesimo, Baroni diciottesimo e Sicilia diciannovesimo. 12 Comunque, i piloti primi. in un secondo, 12 piloti, Sì, sì, quindi sì, sono sì, sì. molto vicini tra di loro e penso che in gara si daranno battaglia. Quindi avremo molte, secondo me, dobbiamo capire la strategia da parte dei piloti. Vedremo chi sceglierà di partire con rossa, chi sceglierà di partire con gialla. Il meteo per noi è Vedremo. ancora un'incognita perché vedo delle nuvole, quindi non so. È Ah, dalla asciutto? regia Ah, dicono ok. asciutta. Ok, Perfetto, ok. perfetto. No, qui secondo me i primi giri saranno un po' di attesa. Cioè, il primo magari proverà ad andare via, ma gli altri saranno d'attesa. Non credo che vorranno attaccare subito. Perché vorranno, se faranno una sosta sola rossa-gialla, avranno la possibilità di risparmiare un po' di airs e cercare di non consumare subito le gomme. Vedremo chi si farà tentare dal sorpasso, perché poi una volta che sei lì ti viene istintivo poi un pochettino E provarci e stare davanti. poi da quest'anno il DRS è già dal primo giro, dopo il primo giro, quindi si cerca di stare sempre vicini da subito per non perdere il DRS e sfruttarlo dal secondo giro. L'anno Sì, scorso era dopo due giri il DRS, quindi Esatto, ma il il primo primo farà riusciva di già a staccarsi. tutto per allontanarsi quel secondo e il primo giro, vedremo se ci riuscirà oppure no, e tutti gli altri poi una volta che avranno il DRS sarà difficile che qualcuno riuscirà a Quest'anno scappare. è molto più facile recuperare l'ERS.
nel 2023 era molto più difficile. Adesso tra il freno motore, tra le varie modifiche che si possono mettere sulla modalità TIRS, riesce anche a recuperare adesso. Quindi potrebbero cercare di sfruttarlo tutto all'inizio, farlo uscire dal secondo del DRS e poi magari cercare di recuperare un po' l'essere utilizzato. Sì, ma devi stare sempre un po' attento a non farlo scendere troppo perché poi altrimenti perdi tanto in alcuni settori e rischi veramente di perdere tante posizioni, specialmente se sei tentante ad avere lo stesso passo. Non puoi permetterti di azzerare il tuo ERS. Devi sempre stare un po' attento e valutare bene la situazione in cui ti trovi, secondo me. Secondo me ho notato che se scende sotto il 30% già si riducono le prestazioni, quindi uno deve sempre dosarlo abbastanza durante tutto il giro. Vedremo, vedremo. Sicuramente sarà una gara molto interessante. Se credo che saranno molto vicini tutti quanti. Adesso si prepareranno per il giro di formazione. Vediamo chi riesce a scaldare bene le gomme. E poi ci sarà la partenza. Sì, Oh, attenzione, già ecco. una Red Bull Sì, si è girata. Aramis, ancora erano troppo fredde le gomme. Ok, telemetria disattivato, perfetto, quindi io sto sempre con... Quindi squalificato Manet e Turbo. E qui, se non si riescono a riscaldare bene le gomme, diventa complicato. Vediamo Allora, vediamo... le Strategia gomme. delle gomme, intanto sì, dettaglio gomme. Quindi abbiamo strategia diversa per i due della Sauber, il primo Atos con le rosse e Portos con le gialle. Poi abbiamo Masanda con le rosse e Aramis con le gialle. Infatti Aramis si è girato in Sì, quasi la partenza, quindi metà del gruppo, diciamo, sono divise a metà quasi, tra virgolette. La maggior parte ha scelto la rossa per avere un grip maggiore, specialmente in partenza. Gli altri che con gialla attenderanno un pochettino, giusto quei 2 o 3 giri dove inizieranno a sentire più grip, dove magari quelli con gomma rossa tentiranno di perdere un po' più di aderenza e lì dovranno approfittarne. secondo me, se riescono a rimanere sempre vicini anche dopo i primi due giri, possono già al terzo o al quarto essere più veloci di quelli con la rossa, perché la rossa ha un calo, dura abbastanza, ma ha un calo prestazionale dopo il quarto o quinto giro, se non ricordo male, in questa pista, quindi perché sono curve abbastanza... Beh, Dario, lo scopriremo presto, eh? Vedremo, Già vedremo. Atos si è Tanto messo lì davanti a dire, per intanto sono io a partire dalla pole, poi vedremo cosa succederà. e dalla posizione vedo subito Portos che è indirizzato verso sinistra e Atos verso destra, quindi si stanno proprio sfidando già dalla partenza. Quindi... Vedremo chi avrà lo scatto frizione migliore. Quest'anno l'inquadratura della partenza è un po' strana, la vedo dall'alto. Anche io solo dall'alto la vedo, quindi Quindi se non è riesco a bella, eh? vedere... È Peccato che bella, non ma si non vede si riesce a vedere tutta la dietro. griglia, esatto. Ok, quindi vediamo. Ok, Adesso sì. 2, 3, 4, semafori rossi spenti, Partiti. partiti. Quindi parte bene Atos. Ok, perde due posizioni invece Portos. È rimasto fermo. È turbo fermo. È un Turbo e problema Sicilia turbo. fermo. Sicilia è riuscita a ripartire, ma è senza ala Sicilia. Turbo invece è rimasto in È folla. rimasto Sì, bloccato. Sta adesso sta ripartendo. partendo Sta adesso, sì. ripartendo. Ok, quindi. Peccato per turbo. Anche Sicilia, fortunato, non ho capito come è stato il Sarà contatto, stato. però. Vedremo. E Ok. intanto Atos Atos sta cercando di sta andare via. andando, sì, nonostante
Andiamo però a Portos che ha perso 4 posizioni, 3 posizioni, si trova in quinta posizione. Furore. Vediamo, cambia posizione in partenza. Un'altra Non cosa credo su di cui dovrei stare questo. molto attento sono anche le penalità dei tagli curva. Quindi abbiamo dalla partenza Furore ha guadagnato 3 posizioni come Retti e Portos ne ha perse 3. Il nostro presidente ne ha guadagnate 3, mentre Turbo sfortunato, ecco Tanto Atos tu. giuro che c'è. Abbiamo, sì, abbiamo Furore e Atos che si stanno dando battaglia tra i due, perché Furore vuole subito superare, ci prova subito dall'interno, ma viene chiuso da Atos. Andiamo un attimo a vedere. Già qua c'è il DRS, vediamo se riesce aperto, vediamo. Un altro contatto dietro, Axiom si è girato, penso. No, peccato per lui anche. Vedo le piastre molto. Stanno spingendo tanto. Beh, Retti ha guadagnato 3 posizioni, Masan è rimasto Stanno spingendo. terzo. Sì, abbiamo. I primi due stanno spingendo tantissimo perché Massa non riesce a stare dietro a 7 decimi. Non deve perdere il Quindi. DRS se vuole stare con loro. Perché Portos, dopo che ha perso le posizioni, è lì, è sempre lì. Ed è il primo con le gomme. Dopo Massa con le gomme gialle. Quindi sono Massa e Portos con le gialle. Vediamo se ci sarà l'attacco di Intanto Furore Furore dall'interno. all'interno. E l'attacca subito e va in prima posizione. Vediamo se Atos sta un pochettino calmo e si fa trainare oppure prova Deve, subito il. bisogna essere lì sul pezzo. Tanto Masand è salito sopra il secondo, no? No. Sono tutti No, in riesce a DRS. essere. I primi sette sono Sì, tutti in DRS. i primi 7 sono tutti in DRS tranne Manet che già ha perso il secondo e mezzo. Vediamo. Apre DRS, secondo me l'attacca subito. Vediamo. Vediamo se Portos Porta e all'interno, no. Aramis cercheranno di restare un po' calmi, visto che hanno gomma gialla. Sono gli unici dei primi 10 ad avere gomma gialla. Unici due. Che tu Vedremo se sembra di faranno una ricordare che. gara di atteso di attacco. Sembra che anche Massa dovrebbe avere la gomma gialla. Gomma rossa. Vediamo se Atos prende la scia, si porta all'interno e riesce a superare tranquillamente Furore. Tanto dietro. C'è Luke che sta dietro a Nico e ha preso il DRS. Stiamo, si stanno creando uno, due, tre Gruppetti. gruppetti, sì, di DRS. L'arma, sono 29 e 9. È un bel giro questo. Arma rossa. Un bellissimo giro, l'avevamo 29 e 9. Comunque i primi due non si stanno risparmiando, stanno battagliando tra loro due e questo porta a Masand di rientrare sotto il mezzo secondo, quindi non stanno, cioè stanno sfruttando al massimo le gomme, ma non stanno facendo nessuna strategia di attesa oppure provare ad andare prima a staccarsi dagli Beh, altri e perché poi sai, alla rilottare. fine è una pista dove hai abbastanza carico aerodinamico, perché se no altrimenti non riusciresti ad uscire forte per fare turni abbastanza veloci. E di conseguenza la gomma si usura poco e ti permette di spingere per più giri, non ha un decadimento così improvviso. Quindi secondo me fanno bene a spingere, a cercare di allontanarsi il più possibile dai gruppi che si vanno man mano creando. Furore prova di nuovo. Portos, vedo che si sta aspettando secondo me, perché
Secondo me è una cosa giusta, visto che è anche un Maggiala lui, tanto purtroppo Sicilia ha abbandonato. Si è ritirato vicino ai pressi dei box. Lui era il sostituto della visa di Schapp. Intanto Caribucci è una spin che è andata lunga, una visa che Schapp. Sì, Sempre quella di su Sicilia. Dimi. Vediamo un attimo. Un po' ne vedo via che anche loro stanno un po'. Masand deve cercare di non perdere il DRS, perché era pericolosamente sopra i 7 decimi. Adesso si è riavvicinato. Però se vuole stare con loro deve stare attento, già 8 decimi. Molto già 8 decimi, appena esce fuori dal secondo, quindi si troverà attaccato da altri 4 piloti, perché sono tutti fino al settimo, sono tutti sullo stesso DRS, quindi un furore si troverà ad attaccare nuovamente Atos. No, non riesce perché Atos si mantiene al centro della pista, quindi cerca di coprire un pochettino. Vediamo che il presidente sta cercando di andare a riprendere Dendi, almeno a riprendere il DRS e cercare di sfruttarlo, ma Dendi ha gomma gialla. Un po' ad elastico. E come hai detto tu, si sono formati più gruppette adesso, perché Adesso sì, adesso. I primi sette sono sempre lì, tutti col i sette DRS, sono Atos li trascina tutti. e Masand questo dà un vedo un vantaggio po'. un po' che a elastico, si avvicina e si Elastico, sì. allontana. Abbiamo comunque Portos che se ne può approfittare di questa situazione, che con le gialle, quindi se riesce a rimanere sempre lì potrebbe essere poi avvantaggiato per la strategia che sta facendo. Poi abbiamo Manent che sta prendendo mezzo secondo al giro dai primi 7 e anche una penalità di 3 secondi. Già primo Adesso fa le penalità prova. dopo sesto giro pesante un pochettino. Però Intanto riesce a Portos mi sa che ha passare. fatto un errore, perché sì, problemi per Portos. Oh, il presidente ha preso anche lui 3 secondi. Secondi. Intanto Portos è Però sceso in quinta posizione, anche tallonato da Darmar su Ferrari. sì, no, ma Portos ha provato a superare Retti, era leggermente avanti, ma è sempre stato quinto. Quindi forse è stato per qualche perché le due asse sono sempre state insieme. Però c'è Darmar, Darmar che spinge Aramis, parecchio si con stanno dando Aramis. battaglia la Ferrari e la Red Bull di Darmar e di Aramis. Fino a quando non riesco. Adesso Masand è a Masand 8 sta decimi di nuovo. di nuovo a Sta 9 perdendo. decimi pericolosamente, se scappano quei due non si riprenderanno più. Vediamo se riesce a rimanere sotto il Magari secondo qui nel secondo settore. intanto Luke che prova ad attaccare Dendi all'interno lì. Riesce a rimanere sotto il secondo, quindi ancora il DRS. Vediamo se. Comunque Atos nuovamente vicino, prova a superarlo dall'esterno e si porta in prima posizione nuovamente, quindi i primi due non si danno respiro, vogliono far capire che secondo loro chi è il migliore. Tanto Luke Vediamo. su Dendi, vediamo se prova il sorpasso, prova la staccata. No, ancora no. Ha allungato la staccata, Dendi, Luke è stato costretto ad accodarsi di nuovo. Comunque secondo me
avrebbero dovuto fare un po' gioco di squadra dei due assi, perché Masando non riesce a Sì, essere però veramente molto sai, più veloce dietro di Masando. c'è Portos, lì è difficile magari. Vedi, Infatti Retti si fa Retti si fa vedere. vedere, però è difficile farlo passare in un punto e sperare che gli avversari dietro non ne approfittino, capito? Non ti puoi Adesso che Portos è permettere di alzare il out. piede da qualche parte, visto sto No, ritmo lei. indiavolato che c'è così. Quindi dovrà passarlo di forza, secondo me. E Masvidal dovrebbe agevolarlo per quel che può. Vedremo se... Però diciamo, sta rispondendo bene già di nuovo sul secondo. Solo devono stare Ha mezzo lì. secondo, sì. Però Atos, ragazzi, davanti senza DRS sta tenendo un ritmo veramente Elevatissimo. elevatissimo. Esatto. Bravo, bravo, bravo Atos. Noi abbiamo i primi sette che sono tutti sotto il secondo, tutti a mezzo secondo. Uno Caribou. dall'altro stanno Caribou 3 Tre secondi. secondi di penalità. I primi sette se restano danno di Santa Ragione sono tutti vicini. E fino a questo momento nessuna scorrettezza tra Atos e Furore che si sono ogni giro superati. Quindi bel campionato. Questo l'F3 è un bellissimo campionato. Sì, Retti poi li nuovamente. vedo anche tutti molto corretti, non fanno sorpassi azzardati, Retti veramente molto molto vicino, brave, vediamo. sì, bravissimi. Vediamo se si fa superare. Retti si butta dentro. Non proprio un sorpasso facilissimo, però è riuscito a portarla a casa. Vediamo se. Però adesso è fuori dal secondo perché non gli è dato Eh tanto. sì, adesso è fuori. Questo invece seguendo Luke che non riesce a passare Dendy. È lì da 2 o 3 giri sotto il decimo, 2 decimi, ma anche col DRS non riesce a sopravanzare il pilota della Red Bull. Vedremo. Il sorpasso mi sa che ha fatto Retti non è andato bene perché si trova a un secondo e tre dai primi, quindi Masand ha perso Masand un'altra si può posizione anche. ed è Eh sì, attaccato anche perché da Dharma. Portos Entra in box. perché è finito le gomme, molto probabilmente è finito le gomme. Eh sì, siamo al 9 gi nono giro. Mentre Portos con le gialle sta andando più veloce degli altri. Allora, la gialla è rientrata. Vediamo, dicevi dietro c'è Luke. Vediamo se riesce a Luke è sempre lì. Attenzione, due Dartman. decimi, sempre attaccato. Sempre lì, attaccato lì. Non riesce Vediamo un ad pochettino. approfittarne, neanche col DRS. Ok. Qua ci Tanto sono i primi che vediamo sono andati in box. Masand dove esce. Masand sta uscendo dai box in 13ª posizione, 14ª posizione. Sono parecchie posizioni perse. Sì, ma tutti gli Cioè, altri sono dovranno ancora 2, fermarsi. 4, Cioè. 6, 7 piloti che adesso si fermeranno al prossimo giro, quindi... Sto seguendo adesso Portos che si trova a 4 decimi da Retti e Retti a 2 secondi dai primi due. Quindi anche l'altra assa ha problemi di usura delle gomme, mentre Portos ha le gialle. Sì, ma anche Aramis si avvicina tantissimo a Dharma, quindi le rosse penso che siano arrivate quasi al limite, la gialla adesso è molto più performante. Masand adesso si trova al sedicesimo e sta ancora scendendo, vuol dire sì, si è girato in. È No, si è fermo là girato, Masand, peccato. sì. Sì, Peccato per l'asso perché erano lì davanti entrambi. Tanto Manning, gomma bianca. 15ª posizione. forse secondo lui non arrivava fino a fine corsa. Ora noi. Aramis sta cercando di prendere il DRS, Manning 3 secondi di penalità. Altri 3 secondi. Aramis si trova a un secondo in questo Un momento da secondo e Retti. 36 millesimi, adesso è sotto, vediamo se riuscirà, credo proprio di sì, a prendere il DRS.
avendo più trazione con una gomma migliore in questo momento diretti. Infatti sì, adesso ho già recuperato 2 decimi in 2 curve. Si vede a vista d'occhio che si avvicina. Sì. Adesso è il momento di sfruttare al massimo le gomme gialle. Retti ha un po' di vantaggio perché avrà il DRS di Portos. Ma Portos a sua Porto volta ha se. gomme gialle che saranno migliori delle sue, quindi si trova lì a sandwich tra la Sauber e la Red Bull al momento Retti, che entra in box in questo momento. Retta Si entra butta box. dentro. Ma secondo te 16 giri le gialle riescono farle? Sì. Quindi sarebbe, questo sarebbe il Però momento giusto secondo di me la fermarsi. gialla al 14esimo, 13esimo, quindi altri 2 giri e poi puoi mettere tranquillamente una rossa, secondo me. E Anche perché i arrivare. primi due che stanno andando e stanno migliorando sempre di più, stanno distaccando Portos che le gialle, i primi due hanno le rosse, vanno ancora più forti degli altri. Quindi Sì, la che è strano, rossa. perché Portos ha perso diciamo quel DRS che ti aiuta tantissimo. E se non ti fai trascinare poi è facile che gli altri davanti si allontanino. Furore che è sempre a 3 decimi. Secondo me è un po' di strategia da parte di Furore nel farsi trasportare. E vediamo tra i due chi si fermerà per prima. Perché qui anche Entreranno assieme, secondo l'undercut è abbastanza forte. me. Secondo Oh, me adesso. attenzione! Si è girata Ah, Portos. peccato. Chi si è girato? Atos. Athos. Entra in box, E Atos. attenzione, mi sembra un po' veloce Sì, per c'è entrare in stato box. un'entrata abbastanza rischiosa da parte di Atos. Stavano Box. sopraggiungendo anche Portos e Aramis, quindi adesso c'è Aramis molto molto vicino a Portos. Vediamo se può fare l'attacco. Adesso questi due dovranno dare tutto e cercare di perdere il meno tempo possibile per non subire Sì. l'undercut di quelli che si sono fermati prima e monteranno dopo una gomma rossa contro la gomma gialla di tutti gli altri. Attenzione che si avvicina tantissimo, è stato incollato. Quindi vediamo Retti che correva con loro, si trova adesso un secondo da Furore, quindi l'undercut fermandosi 1-2 giri prima ha recuperato 3 secondi Retti su Furore. E si è Sì, messo in mezzo tra... hanno. Si è messo in mezzo tra Furore e Atos, che Atos è dietro. Beh, fermandosi adesso, Portos e Aramis rientrerebbero in settima Forse dietro Dharma. posizione. Ma dietro Dharma potrebbero arrivare. Sì. Allora, Però intanto avranno Portos la si gomma ferma. rossa. Io sono curioso di Portos vedere si ferma. Manant con gomma bianca. È riuscito a passare Baroni. Quindi Aramis Oh, invece non si è furore fermato, supremo. secondo me. La gomma differente si. Poi Dendi ancora si deve fermare. Dendi ancora si deve fermare. Quelli che si devono fermare sono Aramis, Nico. Niku, Sono Lupo che è Aramis quarto. Adesso e Portos è Dendi. box. E Dendi. Dove? Sono gli Sì, unici che che ha ancora non si preso sono 3 fermati insieme a secondi. Turbo. Bisogna stare attenti Vediamo anche alle entrate del box. Intanto lì Portos davanti, dove. Luke con furore, si danno sorpassi e controsorpassi. Guarda che gruppetto di 5 vetture. Sono tutti dietro Furore adesso. La Eh sì, Retti sosta con passa gomma avanti. gialla nuova e Athos con gomma gialla nuova devono cercare subito di passare Dendi che ha gomma di già di 13 giri.
e cercare di non perdere Sartiretti tempo, e questo ne approfitta Aramis. subito si è buttato all'interno, vediamo se niente, lo fa sfilare. Sì, in ogni caso comunque Atos ha perso molto terreno da Furore. Dopo quell'errore prima di entrare in box, adesso si trova a più di 2 secondi Furore, quindi in questo momento Intanto Genghi attualmente viene passato da Retti. Vedremo Aramis sì. quando avrà intenzione di fermarsi. E già siamo al quindicesimo giro. Secondo me, visto che non si è fermato ancora, potrebbe provare a fare 16 giri. Quindi o entri in questo o al prossimo per avere la gomma fresca. Perché abbiamo visto che dipende dall'assetto, c'è stato un decadimento per quelli Perché dell'As. fermandosi adesso lui rientrerebbe, E dietro Portos. secondo me, quanto tempo si perde? 30 secondi? No, 28 secondi. 28. Nico è a Però comunque 19. Sì, sarebbe lì con Athos, con gomma rossa. vediamo un attimo, quindi sto vedendo Retti che si sta avvicinando sul furore. Nico ha guadagnato 13 posizioni, è incredibile. Dendi 11. Sì, Beh, Nico ancora si deve fermare. se ancora si deve fermare, però per dirti Sì, abbiamo Nico e e Dendi. dove ti ritrovi, capito? Sì, no, questo sì. Adesso c'è Dalmar che sta provando a superare da Atos. Quindi Atos non ha la stessa prestazione con le gialle che aveva con le rosse. Intanto Dendi si ferma in box. Quindi l'assetto di questo che mi Aramis prenderà per rimanere. ritorna. Rimane, ha abbandonato la sessione. Si è No, si è ritirato. ritirato. È entrato in box e si è ritirato. Aveva già 6 secondi di Troppe. penalità. No, ne avevamo molti di più, quindi ha preferito ritirarsi. Con penalità c'è Quindi Lauda, Dendy, Firefox è precedente con 3 secondi e Caribou, sono gli Caribou. unici 4, sono solo loro 4 ad avere al momento penalità. Nico si è fermato e si trova nono in questo momento. Quindi l'unico che non si è fermato è Aramis. La sfida è qui tra Furore e Retti in questo momento. Guarda, però sto notando che Darmar ha superato Athos e Portos. Quindi la Ferrari di Sì, Darmar con le gialle va Dalmar molto più veloce. sta andando molto meglio con gomma gialla. Poi c'era intanto Aramis in box. Vediamo Vediamo dove dove rientra. poi Secondo uscirà me Aramis. Ormai è dovrebbe molto uscire indietro. davanti Darkmoon. Settimo o ottavo tra Darkmoon e Lauda potrebbe uscire. 1, 29 e 6 per Portos. Stanno spingendo al massimo. Dai, metti un po' le gomme, situazione gomme, ci chiede Coco dalla chat. Ok, allora, dettaglio, cambio posizione, soste, gomme, eccole qua. Intanto, Athos è in sesta posizione, Aramis in sesta con gomma rossa nuova. E Sì, è rientrata sesto, quindi lui ha la gomma più nuova di tutte, perché ne ha già 3 giri su gomma rossa. non ha Siamo perso a tantissimo da Furore che è primo, quindi provare, anche perché Furore con la gialla è a 4 giri, Retti ne ha 5, mentre Aramis dovrebbe fare un giro lento all'inizio per risprimare le gomme e poi provare a
anche andare, cioè, se giri da qualifica. i giri stanno finendo, diciamo già mancano E siamo al solo 17° giro, 8 mancano giri. 9 giri. Sì. Sì. È una Sono pista sempre su lunga, Portus. lunga e i giri sono un po' meno in confronto agli altri circuiti, magari. Solo 26 giri. Vediamo Intanto adesso Retti Dalla. è in attesa. E lì rimane in Retti è. attesa e sta lì tanto a Portos dietro a 3 secondi. Lui secondo me sta solo Però. gestendo la situazione. Ne approfitta del DRS, viene Retti sotto ha pressione furore. assoltato l'undercut, fermandosi in giro prima per superare Atos e mettersi subito dietro a Furore. Allora, ti faccio vedere che E adesso mi questo. smentisce e attacca Furore. Sicuro. no, no, Sì, volevo vedere. ma è così. Abbiamo visto questo stasera. Non puoi dire una cosa che viene smentita. Esatto, se io dico qualcosa è il Masan. contrario, succede il contrario. Quindi ragazzi, se io dico A è B, è lì viceversa. CDB. Masan ha avuto 10 secondi per bandiera blu ignorata e 3 secondi per taglio curva, quindi Masan avrà una ventina di secondi di penalità. Vediamo se. Peccato, peccato. A 13 secondi di penalità Masan. Tanto turbo. Sto cercando di risalire un pochettino a 6 decimi da Baroni. Sempre sotto il mezzo secondo, quindi Masand, altri 10 10 secondi. secondi. Era Ehi, si abbandona, box. ha abbandonato. Comunque, Ara era messo in messo 1 groppa. 29,4. Comincia a sfruttare la gomma rossa. Adesso Infatti, ha sì. recuperato di più di un secondo su Atos. Quindi, a breve lo vedremo dove attaccherà Atos. Comunque le due Sauber hanno perso terreno dai primi giri che sembravano essere lì la vittoria. Il cambio gomme ha portato Atos troppo indietro. Sì, hanno perso Non riesce a tantissimo con la recuperare. sosta. Adesso Non la riesce a. sfida è qui tra Furore e Qui abbiamo Furore Retti per la vittoria e Portos e Darmar per il terzo posto. Intanto il nostro presidente si è portato sopra su Axomen. Andiamo un Ma ci po' a sono ancora vedere 7 giri da fare, può succedere ancora qualsiasi cosa, ragazzi. e Quindi c'è Dendi che prova a superarlo intanto Retti, all'esterno. Retti va sopra su, porta in prima Supera posizione Furore, sul sì. E furore. Darmar su Portos. Quindi doppio sorpasso tra il primo e il secondo e il terzo e il quarto. Quindi però Portos ha le rosse, quindi negli ultimi giri potrebbe andare in sofferenza. Vediamo come. Sì, la strategia Ara ha messo della Sauber è 29,3, veramente. però ha montato secondo me le gomme troppo tardi. Vediamo se riuscirà ad avvicinarsi a Port. Mancano 6 giri. E a 2 secondi e 3. Potrebbe essere alla portata del podio per Aramis. Il podio sì, ma di più del terzo Però posto. de deve spingere per arrivare sul podio. Sì, intanto ha la fortuna che Portos e Darmar continuano a superarsi tra di loro, quindi perdono terreno. Infatti ha recuperato Infatti quasi un secondo in mezzo, 7 decimi in mezzo mezzo giro. giro. Sì, quindi continua ancora a recuperare la Adesso la gomma sua sopra. gomma si sì, ha soltanto 3 giri. La gomma più nuova di tutto il gruppo davanti, quindi vedremo se riuscirà a mantenere questo ritmo e ad approfittare. Vedo già 1,6 un decimo in curva. Intanto Portos viene superato da Darmar. Darmar Che non. montando sta gomma gialla sembra proprio aver trovato il bilanciamento della macchina e si trova veramente a suo raggio con la sua Ferrari. Però Secondo me Furore è lontano 3,5 sì, non è riescono a duro, è duro. recuperarlo.
molto dura. E Aramis è arrivato, continua ad avvicinarsi. Darmarak, secondo me, era anche con la rossa abbastanza veloce. Il problema è che erano tutti sotto il secondo e quindi era difficile superarli. Sì. Adesso con la gialla comunque sta tenendo un buon passo confronto a Portos. È vero che continuando così danno la possibilità ad Aramis di avvicinarsi, ma hanno perso un altro mezzo secondo sui primi due, quindi già si trovano a 4 secondi quasi. E vedo anche Quindi Furore che a differenza di Retti ha più pazienza, si è messo lì, usa il suo DRS. da questa inquadratura si vede pure l'ERS è messo in sorpasso, no, non è messo in sorpasso, ma è all'ERS al massimo. Quindi Sì, sta sta solo utilizzando il estendo. DRS, sì. Sta solo lì a, diciamo, infastidire Retti. Sì, che adesso era il recupero pure di ERS, quindi sta gestendo parecchio. E lì Retti E deve essere anche Aramis. lui bravo a gestire la pressione, perché adesso mancano solo 5 giri. E Portos Aramis sempre si è. E 3-4, Aramis è già Aramis è lì. arrivato a E Darmstadt. Te l'ho detto, vedi, ha non fatto un ordinano altro più. 29-2. Vede Sì, il perché sono podio dati Aramis. fastidio. Aramis vede il podio. Vede il podio La strategia e... di fermarsi dopo forse ha pagato, perché comunque lui era quinto, quindi adesso si trova in una situazione Sì, migliore. però è lontano assai. Beatos pure sta perdendo il DRS da Aramis. Atos si l'ha perso. Adesso l'ha preso perché Aramis, cioè se tu vedi, ha molta più trazione, più tenuta in curva. Gli sembra tutto facile al momento, secondo me, ad Aramis. Mentre Portos cerca di allontanare Darmar. E Furore è Quindi sempre lì a fare la zanzarina a rete e dirgli guarda che io sono qua, prima o poi ti attacco, mancano solo 4 giri e io sono a meno di mezzo secondo e mi faccio, continuo a farmi vedere negli specchietti. Non lo fa stare non tranquillo una curva, diciamo sì, che è lo così. mette sotto pressione. Sì, Si sta ma Retti è già gestendo. da un po' che è sotto pressione da Furore. Sì. Mantiene proprio. Sta gestendo gomme verso e lo mette proprio sotto pressione. Quindi, secondo, non so cosa diranno i nostri amici della Intanto chat, ma Luke su Dendi, vediamo se adesso riesce dopo 23 giri. Sì, ha concluso il sorpasso finalmente Luke su Dendi. forse Furore proverà a superarla adesso. Vediamo se. Infatti, prima Aramis l'ha posizione. persa. Peccato per Aramis. Comunque, Furore No. si è portato in prima posizione. Aramis ha nuovamente a tre giri per recuperare i 3 secondi e mezzo che ha Ma perso. adesso è dura, è È dura. dura. E Portos si è. Ha recuperato 7 decimi su quella coppia di. Primi due. Vediamo se Vediamo se Furore Retti cerca. farà la stessa cosa a 3 giri dalla fine con Furore. Vedremo. Vedremo. O si sono messi d'accordo per trainarsi tra di loro, per ora, per non far avvicinare Portos e Dharma. No, ci hanno No, smentito. Già infatti, che ti ho detto Retti. io? Che ti ho detto? Quindi, va Però bene così. in una curva ha perso 6 decimi Furore. Perché O l'ha Furore, fatto secondo passare. me, l'ha fatto passare, sì. Perché ha capito L'avrà che è passato stato però. troppo presto passarlo a 3 giri dalla fine. Ma Mancano secondo me altri due perché giri. era uscito troppo veloce dalla prima zona di DRS. Quindi perché avrà fatto qualche errore Retti e si è fatto risuperare. Proprio gestendo fino agli ultimi giri. Adesso abbiamo Darmar sempre a mezzo secondo. Ormai gli ultimi due giri Atos va
riuscirà a prendere questi 2 secondi che ha perso. No, Atos ormai ha la mistra anche, purtroppo due giri. Peccato per quell'errore, perché il podio era la sua portata. Era zona podio, era la sua portata. Lo vedeva lì, non vedeva l'ora che arrivasse, ed è andato troppo al limite. Peccato per lui, però ci sta, quando sei in quella fase che stai spingendo, può succedere, purtroppo è successo. Dato furore a mezzo secondo, Melli, te l'ho detto, secondo me ha capito che è meglio star dietro in questo momento. Però adesso cosa fai? L'attacca al 25esimo giro, aspetti il 26esimo? No, aspetti l'ultimo, secondo me. Aspetti l'ultimo e speri di uscire il più bene possibile dalla curva, e lì spremi completamente la batteria fino all'ultima goccia di energia e cerchi di passarlo. Perché se lo passi prima, poi hai l'ansia che può fare lui la cosa che lui dimentica di fare tu. E sai che quello dietro c'è il DRS aperto. Qui anche Dharma sta facendo la stessa cosa, perché ve lo vedo con l'erso pieno. Tanto Atos ha perso posizione. Sì, è stato superato da Aramis. Sì. Vediamo per ora che si trova vicinissimo, vediamo. Trova 2 decimi. No, non ci prova secondo me, adesso no. Ho detto di no, Ora vedi. Ora vediamo. Ora vediamo. Vediamo da qui. Lo capiamo da qui, vediamo cosa fa. No, mi ascolto. No. Lo sta studiando, non lo sta studiando, no. Non lo passa. Aspetta l'ultimo giro. Non sta sfruttando niente, quindi esatto. Sta aspettando proprio. A meno che Retti non si faccia passare di proposito, però diventa poi una mossa troppo rischiosa. No, quella è rischiosa. Una quella volta è rischiosa, che ti passa, assai, poi... sì. Comunque adesso l'ultimo giro. Ultimo giro iniziato, vediamo. Abbiamo la lotta per la prima posizione e la lotta per il podio. Terzo posto tra Dharma e Portos. In questo momento sono sempre su furore, tanto adesso distacchi non... Anch'io, perché voglio vedere dove ci prova, anche se so dove... Qui secondo me non ci prova, vediamo. No, qui no, anche perché non avrebbe senso. Ok. Però devi stare lì con lui. Devi stare concentrato, non farlo scappare, stare più vicino possibile. Sempre a 3 decimi, comunque sono sempre vicinissimi. Sì, adesso... vicinissimo qui, adesso vediamo se deve uscire sul 3 sorpasso, vediamo se Retti riuscirà ad allungare un pochettino, adesso Retti spremerà proprio tutto. Retti sta sfruttando tutto il DRS, Retti pure lui, ma anche lui, vediamo dove vediamo. Infila all'interno, ma Retti resiste all'esterno che diventa interno, l'ultima staccata, e qui si decide, attenzione, sì, furore alla fine. Furore vince. Di testa. No, Retti penalità 3 secondi. No. Ultima curva. No. Che peccato. Ma così era andato troppo esterno. Era no, l'ultimo avviso peccato. Disponibile che aveva. No, peccato per lui. No, peccato davvero. Aramis, quinta posizione, Atos sesto. Ma sta arrivando ottavo. Che battaglia, ragazzi, bravi. Axoman, decima posizione. Adesso vediamo Dandy. Undicesima. Luke che dovrebbe sopravanzarlo. Prende l'undicesima. Tredicesimo Firefox Turbo con l'altra Storm. Che sta arrivando. Grande gara anche di turbo, di resistenza, di nervi, perché ha avuto problemi al primo giro con quel contatto. È rimasto fermo in griglia, però non ha abbandonato e
l'ha portata comunque a punti, Sì, bravissimo anche la... Turbo. bravo, bravo, bravo. Caribou, quindicesimo. Barone, Bravissimo ragazzi, sedicesimo. complimenti. È stata una Bella battaglia, gara molto. molto strategica, molto di tattica e di nervi. Tiro. Bravi, bravi, complimenti. Giocate del Complimenti a giorno, tutti. Dandy. Veramente complimenti. È stato un ultimo giro da parte di Retti e furore molto, molto al limite, ma non si sono toccati, quindi molto bravi. Bravissimi ragazzi, complimenti veramente. Aspettiamo il presidente che attiva il Discord per le interviste. Quindi, prima posizione Furore, secondo Portos, terzo Dalmar in Ferrari, quarto Retti, peccato per l'ultima curva che ha preso 3 secondi di penalità, quinto Aramis, che secondo me non avesse avuto quel problema che si è girato, sarebbe arrivato lui secondo posto davanti a Portos. Comunque, Darkmoon, ottavo Lauda, nono Niku, Axomen decimo, Luke undicesimo, dodicesimo Dandy, tredicesimo Firefox, quattordicesimo Turbo, quindicesimo Caribou, sedicesimo Baroni. Poi abbiamo i ritirati, Masand, Manent e Sicilia. Giro veloce, mi sembra l'abbia fatto. Ormai è andato via. Furore, se non ricordo male. No, l'ha fatto Aramis. Aramis. Ok, piccolo spot e poi ci vediamo per le interviste.
i piloti del podio. Quindi abbiamo al primo posto Furore, Portos al tutti. secondo e Dalmar terzo. Quindi io direi di partire con il terzo, Dalmar, così ci racconta un attimo la sua gara, perché l'abbiamo visto partire un pochettino dietro, dietro, tra i primi sei che eravate, i primi sette che eravate tutti vicini sotto al secondo e fino al 12° giro eravate tutti sempre sotto il DRS. Quindi ma è stata una strategia stare dietro o non riuscivo a superare? Perché poi abbiamo visto quelle gialle molto più veloci, sei riuscito a superare più piloti. Sì, con le gialle buonasera a tutti, mi trovavo molto meglio. Alla fine ho cercato di tenermi l'ERS per cercare di sorpassare sul rettilineo dell'ultima due curve, però purtroppo lo so, forse Portos si era riservato anche lui un po' di ERS perché l'avevo immaginato e niente, sì, con la gomma gialla andavo abbastanza bene rispetto alla rossa. Poi è stata una bella gara perché i primi 6-7 eravamo tutti lì attaccati uno con l'altro e niente, una bella gara. Hai trovato un bel bilanciamento con la gialla, eh? Si Sì, vedeva sì. che eri molto più a tuo agio con la gialla. Bravo, Sì. Sì, complimenti, bel ritmo, complimenti. riusciva a tenere testa a Portos che aveva la rossa nuova, quindi. esatto. Io sono entrato pure due giri prima, se non mi sbaglio. Uno, due giri prima. Undicesimo No. giro. Quindi, se non ci sono altre domande, per la strategia, quindi tu sei entrato al 12° giro, mi sembra, Undicesimo o giro. 11°, perché noi abbiamo visto, c'è stata la sfortuna di Masan che è rientrato al 9° giro e dopo due giri con la gialla si è girato, si è trovato molto indietro. Ed era sulla stessa strategia diretta che ha lottato fino alla fine, quindi è stato un po' sfortunato lui con l'As. Ma comunque avevi un bel passo che secondo me non avresti, cioè, avresti lottato comunque per il podio anche con lui. Sì, con la gialla specialmente secondo me sì, perché si è visto proprio un cambio di marcia mettendo la gialla, è andato più spedito che mai. Bravo, ancora complimenti. Grazie. Complimenti per il terzo, io passerei a Portos, che dall'inizio sembrava il pilota che avrebbe dovuto vincere la gara, però il cambio gomme con le gialle non, cioè, dopo aver messo le rosse non eri più competitivo come con le gialle. È stata una No. sua nostra sensazione oppure è così? No, più che competitivo ero, purtroppo abbiamo perso tempo io e Darmax, se non mi sbaglio, abbiamo perso tanto di quel tempo nel sorpasso, ci siamo sorpassati 4-5 volte e quello ci ha fatto staccare di oltre 3 secondi, eravamo arrivati a 4 Perché secondi sei rientrato addirittura. nel traffico. Sono rientrato nel traffico e stavo per finire la gara contro Aramis, contro gli altri due moschettieri, perché non so cosa è successo, sarà successo qualcosa tra Furore e Athos, perché poi mi sono trovato, ce li siamo trovati davanti, mi sono trovato sia Aramis che Athos, tutti e due all'ingresso del box. Li ho evitati per miracolo, ecco. No, lì è stato superato Athos, ma in Sì, penso. modo senza contatti, senza niente, ma nell'uscita dalla curva stava andando in testa a coda, quindi è riuscito a riprenderla entrando in box. È stato lì che vi stavate per prendere, però Sì, fino ma a un è stato un po' certo sfortunato all'uscita dei box che si è ritrovato nel traffico e secondo me non ha spinto quanto poteva e si è ritrovato sotto quei 3 secondi che alla fine era difficile da recuperare visto il esatto. ritmo di quelli davanti. Anche perché volevo fermarmi gi quel giro, io quel giro avrei dovuto fermarmi. Ho detto faccio l'undercut, mi fermo prima perché con le rosse comunque riuscivo ad andare. Se uscivo davanti sicuramente sarei stato davanti. Anche perché poi è andata male la qualifica perché ho fatto solo un ultimo tentativo, purtroppo. Eh sì, hai fatto un unico tentativo che però comunque ti ha portato in prima fila. Eh sì, 10 minuti prima avevo fatto uno 26,4 o Ma 27. ok, infatti noi abbiamo detto subito partiranno con 28 e mezzo,
No, 26. Sì, 26 e 4. No. Noi stiamo dicendo, infatti, partiranno con 28 basso, arriveranno a fare 27 di polvo. Invece tu subito 1,26 e 9, quindi ci hai smentito, ma ci avete smentito tutti, tutta la tutti. Serata. Cioè, esatto. Noi pensavamo all'inizio, tra te, cioè, i primi due cominciavano a essere un pochettino più tranquilli, invece appena dicevamo adesso si tranquillizzeranno, no, subito il sorpasso, quindi è stato uno, ci avete smentito di continuo. Ed è stato abbastanza bello vedere il fatto che molti vi siete superati più volte, nessun contatto, e non avete neanche pensato di fare delle strategie per dire distacchiamoci dagli altri, perché ogni volta che vi superavate c'era Manel, Masanda che recuperava. Sì, dai, è stata una gara sempre al limite, a spingere, sono sempre stati puliti tra di loro, nessun sorpasso azzardato, pensi giusti rischi, quindi complimenti. Lui purtroppo è stato sfortunato perché è rientrato nel traffico, però anche no, stare, no. Però dai. Bella gara, complimenti. È stata bella gara. Bravo. Complimenti. Non vi sento. No, vi sento. Chi sentiamo? Ah, stavo facendo i complimenti a Dalmac perché è correttissimo e mi sono divertito. Penso anche lui, sono stati ben sì, 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 abbastanza. A me dispiace solo per Atos stasera, che era più speranzoso, purtroppo gli è andata male. Sì. Comunque gli facciamo i complimenti che ha lottato fino all'ultimo. E anche sì, a Masa. Sì, sì, no. Complimenti a tutti. Anche Aramis, perché se non fosse girato sarebbe arrivato per il podio. Sì, Aramis stesso di me pure, sì. Era quello che andava meglio con la rossa, Aramis sì, quello sì. Che ne aveva più di tutti con la rossa. Io passerei al vincitore, che è Flore. Complimenti Flore. Sì. Visto che comunque per tutta la gara ti sei trattenuto, hai cercato di gestire al massimo. Sì, la strategia. Raccontaci un po'. In pratica, non avevo passo in qualifica, già lo sapevo, non avevo il tempo. Mi sono allenato nella partenza, infatti sono partito bene. Mi sono messo subito secondo, poi dopodiché ho fatto tirare Atos. A me interessava entrare prima di lui in box, infatti è quello che ho fatto. Stessa cosa con Retti, anzi Retti mi sembrava che doveva entrare in box, invece no, ho capito dopo, ho detto vabbè è dietro di me. Ho provato a spingere qualche volta, ho visto che non me ne andavo, sul dritto ho mollato un attimo, ho fatto passare. Dopodiché niente, la gara è stata quella, aspettare l'ultimo giro per fare l'attacco. Niente, ultimo giro sul dritto, 8 lap, ERS tutto il tempo fino al traguardo senza mai staccare il sorpasso, e sono riuscito a vincere. Perché allora, noi abbiamo visto comunque che al 23esimo giro hai superato alla prima zona di DRS Petti. Sì, noi abbiamo ipotizzato perché abbiamo fatto un piccolo errore e l'hai superato, perché per noi avresti tenuto fino all'ultimo giro come poi hai fatto e superato Retti. Sì, perché vedevo che scodava, allora ho detto vediamo, ci provo, magari senza gomme, e quando mi sono messo davanti ho visto che era sempre dietro, ho detto vabbè, allora aspetta che ti rifaccio passare. Perché abbiamo visto che sei entrato, cioè, nella seconda zona di RS, mi staccata ha preso 6 decimi, quindi io ho ipotizzato insieme a Pasquale che l'hai fatto passare e per metterti dietro gli ultimi 3 giri. Sì, ma sì. Non abbiamo, non siamo riusciti a vedere però l'ultima curva, perché siete entrati affiancati. Curva, sì, esatto. E lui era secondo, a un certo punto al traguardo gli ha dato 3 secondi di penalità. Non ti so dire perché siamo toccati. Però esatto, non so se poi lui ha tagliato il cordolo sinistro, non l'ho visto, ecco. Più che altro ripeto, siccome avevo l'ERS in 8 lap con il sorpasso aperto,
stavo cercando di gestire, dico non vorrei fare la cavolata a lui. E infatti, Furore, scusami, i miei complimenti vanno soprattutto a questo, perché tu hai avuto la capacità di pensare, devo stargli dietro fino all'ultimo giro e gestirmi sia l'ERS che il DRS. Sto col DRS e mi risparmio ERS. Esatto. Quindi i miei complimenti vanno per quello, perché tu hai avuto questa lucidità di farlo stare davanti, essere paziente e sapere cosa devi fare. Quindi bravo, vittoria meritatissima, complimenti. Grazie. E però ho notato che comunque anche Portos, che era davanti e lottava per il terzo posto, e anche Retti non sfruttavano l'ERS, perché anche Retti alla fine non l'ha sfruttato tutto. Ne aveva di meno, ma era 70%, mentre se non sbaglio Furore tu eri questo 95%, 100%, 90%, avevi quel 15-20% in più di ERS, esatto, che ti ha aiutato poi a superare la fine. Perché se ne avesse avuto molto meno, non sarebbe arrivato con te all'ultima curva in quella maniera. Sì, esatto. E il Portos non avrebbe resistito a Dama, quindi non so se era il bilanciamento della vettura, il modo che avete guidato per risparmiare il più l'ERS possibile, ma anche chi era sotto attacco non l'ha sfruttato tutta la gara. Quindi bellissima gara, complimenti a tutti e molto molto puliti nei sorpassi. Non ho visto tra i primi, perché siamo andati qualche volta sulle retrovie, ma i primi non ho visto nessun contatto e nessuna scorrettezza, quindi ma anche dietro sono stati molto molto puliti, quindi tutti bravi, tutti. Complimenti al podio e complimenti a tutta l'F3 per la sportività con la quale giocavo. Complimenti a tutti. Bravissimi ragazzi. Grazie. E anche il presidente, non so se vuole fare un saluto. Io voglio solo farvi i complimenti ragazzi, perché siete stati davvero bravissimi, 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 bravissimi. Complimentoni veramente, perché avete fatto, diciamo, avete portato a casa la pagnotta, come si dice. Bravo, bravo Filippo, bravo Pasquale alla sua prima, diciamo, diretta, e soprattutto a Dario, che ormai sta diventando, diciamo, un veterano, diciamo così, già. E soprattutto grazie Darmar per i punti alla Ferrari. Bravo, bravo, bravo Darmar, peccato. Facciamo il possibile. Non sono stato all'altezza, purtroppo ho fatto tutta la gara con la rotta, e quindi ho cercato di portare più punti possibili. Comunque bravi, bravi tutti, bravi, complimenti anche complimenti a Samuele. A tutto il podio, perché avete avuto poco tempo per allenarvi, si è deciso settimana scorsa. Sì, esatto, è vero. Pista. Complimenti all'F4 che ha corso senza aver provata, quindi e bravi. Aver trovato un assetto in poco tempo e aver corso, ce l'abbiamo fatta. Ci avete fatto divertire, ci avete fatto molto divertire. Quindi complimenti a tutti. Va bene, bravi, bravi tutti, e naturalmente ricordiamo che finita la F3, martedì si vola in F2 sempre su a Silverstone. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte. Ciao.